Ed eccoci di nuovo in diretta. C'è questa breve parentesi che definirei storica, per una giornata storica, perché oggi è il 4 novembre, non è solo un numero sul calendario, ma è comunque la festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Come vedete sono in compagnia graduata. Io parlo infatti sottovoce. E però annuncio i vostri nomi a gran voce, perché comunque fate davvero grandi cose per il mondo equestre, per il mondo sportivo e ovviamente per i cittadini in generale. Qui in mia compagnia abbiamo il colonnello Gianni Cuneo, comandante del centro sportivo dei Carabinieri. Buongiorno. Buongiorno. E poi l'appuntato scelto Massimo Lovello, mentre invece alla mia sinistra il maresciallo maggiore, comandante della sezione dell'equitazione, Paolo Lacquaniti. Benvenuti. Buongiorno, grazie. Ecco, io partirei subito parlando di equitazione. Siamo a Fiera Cavalli, le forze armate sono presenti in ingente quantità e stanno anche già ottenendo dei grandi risultati. Abbiamo visto ieri Lorenzo De Luca, che comunque rappresenta avere scelto, per cui ha tenuto alto la bandiera azzurra, subito vinto la gara di apertura, terzo nella gara grossa di ieri sera. Volevo un po' sapere le vostre impressioni, come vi sentite ad essere qui e come stanno andando appunto queste competizioni. Beh, noi ci sentiamo molto bene, ci sentiamo a casa qua. Sono tantissimi anni che noi siamo presenti a Verona, tradizionalmente sia con l'anima sportiva che con l'anima istituzionale, con il carosello dell'arma che io fin da tenente, quindi più di 35 anni fa ero presente qua con il carosello. E le nostre impressioni sono abbastanza positive, noi siamo presenti qui con 5 nostri cavalieri che partecipano sia alle gare internazionali sia alle gare nazionali. E ieri c'è stata una partenza un po', diciamo, timida da un punto di vista tecnico, positiva perché comunque i binomi si sono confermati in forma e aspettiamo adesso delle conferme ulteriori tra oggi e domani. Maresciallo, noi sappiamo che lei è comandante della sezione equitazione, per cui è un po' di parte qui. Molto di parte, ovviamente. Come stanno andando le gare per voi? Bene, come ha detto il colonnello, il signor colonnello, è stato un inizio giusto, buono. Mi è piaciuto moltissimo per esempio il percorso di Giacomo ieri. È un ragazzo che secondo me ha delle capacità, delle sensibilità incredibili. Oltre a questo abbiamo un numero di atleti giovani ed esperti che possono ben figurare. In tutto questo voglio anche complimentarmi con Lorenzo De Luca, perché è un gruppo, quello Interforze, che sta funzionando e sta dando un bel contributo secondo me alla federazione. Ecco, una partnership che nasce da lontano, quella comunque tra le forze armate e gli sportivi. Lei è a capo di tutta la sezione del centro sportivo. Come è nata questa sinergia? Ma la sinergia nasce da sé, nel senso che il militare, tra virgolette, è considerato già un atleta. Già per fare il militare devi avere, diciamo, delle doti fisiche che vengono a seconda poi dell'impiego ad avere delle connotazioni che sono molto vicine a quelle dell'atleta. Anche le prove selettive hanno necessità di confrontarsi sul piano della preparazione atletica e fisica. Alcune di queste sono molto diciamo performanti. Noi abbiamo delle componenti, dei reparti dove quelli che fanno parte di questi reparti ai vari livelli sono, non gli manca niente rispetto a un atleta professionista. Pensiamo ai paracadutisti, ma stesso ai nostri atleti che praticano le attività equestri. Certo, l'equitazione per noi è uno sport di tradizione. L'equitazione, diciamo che in sé nasce col metodo naturale cabrilliano, nasce militare, e su questo
il cavallo ha svolto diversi ruoli istituzionali nel tempo, partendo proprio dall'impiego tipico nell'ambito delle forze armate e anche come mezzo per portare avanti le attività belliche. Quindi diciamo che è un compagno di chi appartiene alle forze armate che è indimenticabile, e adesso ovviamente con l'evoluzione dei tempi il nostro quadrupede è il nostro amico sui campi di gara, evidentemente. Come vengono scelti gli sportivi, diciamo, da affiancare a questi importanti simboli? Allora, il centro sportivo innanzitutto non pratica solamente gli sport equestri, ma pratica ben 17 discipline. 17? Sì, che sono ovviamente legate alle federazioni nazionali che a loro volta dipendono dal CONI. Questo è il panorama. Per ben oltre 75 specialità sportive, quindi abbiamo un panorama molto ampio, abbiamo attualmente 270 atleti circa e un quadro tecnico nostro interno che si esprime fino alle gare più importanti a livello internazionale fino ad arrivare alle Olimpiadi, di circa 75 tecnici. Molti di loro sono ex atleti che poi si sono confermati sotto il profilo tecnico e quindi hanno acquisito le varie skills a seconda di quelli che sono i regolamenti federali. Poi per quanto riguarda l'arruolamento vero e proprio, l'atleta militare del centro sportivo deve partecipare a un concorso pubblico. È un concorso pubblico che viene bandito due volte l'anno, principalmente diviso tra sport invernali e poi discipline estive, quindi tutto il resto, e deve avere dei requisiti. Il primo requisito è quello di essere dichiarato atleta di interesse nazionale dalla federazione d'appartenenza, altrimenti non può nemmeno partecipare. Questo per avere un minimo di partenza di un livello alto, quindi degli atleti che poi possono venire a far parte della nostra compagine. Proprio ieri si è chiuso il concorso estivo e quindi adesso aspettiamo, diciamo, gli esiti dei 13 vincitori nelle varie discipline, e chiaramente c'è anche l'equitazione. Abbiamo la disciplina olimpica del dressage femminile e salto ostacoli sempre femminile, quindi tra poco avremo nuovissime leve oltre a quelle che abbiamo già confermato. Nell'equitazione abbiamo 16 atleti, eravamo, diciamo, fino a qualche anno fa con dei numeri molto più piccoli, ma per scelta istituzionale, quindi del vertice dell'Arma dei Carabinieri, noi investiamo principalmente proprio sulle discipline sportive di tradizione e dove abbiamo anche i reparti, perché c'è una sinergia tra questa componente, quindi l'anima sportiva, e quella istituzionale, che poi si traduce anche in stage, in affiancamenti e affinamenti delle tecniche per l'attività equestre. Chiarissimo. Tornando un attimo all'ambito equestre, questa è più una curiosità, più che una domanda, voglio sapere i cavalli, come vengono scelti? Noi li vediamo sempre veramente composti e con un alto livello di addestramento. Volevo sapere, avete un vostro allevamento interno? Li scegliete casualmente? C'è un criterio di selezione? Prima abbiamo parlato con lui degli atleti, ora parliamo degli atleti cavalli. Noi avevamo un po' di anni fa un discorso di cavalli dello Stato. Da un po' di anni i tempi sono cambiati e i ragazzi mettono a disposizione le loro scuderie per fare le gare e partecipare, diciamo, con i nostri colori. Questo è l'abbinamento e la grande collaborazione che questi atleti dell'equitazione danno. Quindi il cavaliere si presenta con il cavallo? Con la sua scuderia. Con la sua scuderia, sì. Perfetto. Ecco. Ciò non toglie che magari in un futuro diverso possa accadere, cosa che è già successa, diciamo, un'apertura, un discorso sui cavalli dello Stato, ma al momento no. Sì, nella storia ci sono stati tanti cavalli targati. Questo può, non è che adesso i tempi sono diversi, tutto qui. Benissimo, molto esplicativo. Ora in chiusura io vorrei rivolgere un ricordo, un pensiero, perché comunque questa giornata è anche festa dell'Unità Nazionale, che viene istituita il 4 novembre del 1919,
per ricordare i caduti della Prima Guerra Mondiale? Beh, sicuramente il nostro pensiero è rivolto a questo evento, a questa ricorrenza annuale che ovviamente è segnata dal 4 novembre, è un impegno per noi istituzionale, ma soprattutto direi di affetto, e che ci unisce, le forze armate sono quattro, in un unicum. Tra l'altro i gruppi sportivi militari sono riuniti sotto un'unica, diciamo, regia a livello centrale presso lo Stato Maggiore della Difesa, quindi l'Arma dei Carabinieri, la Marina Militare, l'Aeronautica e l'Esercito, quindi siamo una grande famiglia, ecco. Benissimo, io vi ringrazio davvero tanto per essere stati con noi e per il vostro lavoro, direi, quotidiano. Grazie mille. Grazie a voi, grazie a tutti.